Sono i ragazzi delle scuole napoletane i protagonisti della giornata per la legalità organizzata dal Comune al Teatro Area Nord di Piscinola. L'iniziativa, che ha visto la partecipazione del sindaco Luigi De Magistris e del procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso, è stata occasione per discutere con i più giovani sul tema della legalità. Lo spunto è offerto dalla presentazione del film Milionari, tratto dal libro del magistrato Luigi Alberto Cannavale e Giacomo Gensini, che racconta la storia vera di un gruppo di ragazzi di secondi affiliati ad uno dei più potenti clan di camorra del territorio. Se già stiamo qui, in questo teatro liberato grazie a un lavoro sul territorio, se stiamo qui a discutere di luoghi sottratti alla camorra, vuol dire che tanta strada è stata fatta e tanta ancora c'è da compiere. Se quello che era il fortino del boss di Lauro a Secondigliano e oggi la sede della Polizia Municipale grazie a questa amministrazione, segno che innanzitutto non ci sono più come un tempo i rapporti tra la camorra e chi amministra la città di Napoli. Poi ci sono tantissime associazioni, comitati, mondo della cultura che si è schierato con un'antimafia sociale dei fatti importanti. Poi ci sono anche storie di boss pentiti che oggi raccontano con libri e opere teatrali che tra il bene e il male bisogna scegliere il bene. E noi, il compito nostro è costruire alternative in un momento storico difficile, senza risorse economiche, ma questa è una città che sta lavorando molto in quella direzione, quindi noi sconfiggeremo anche questa nuova ondata di faide omicidiarie grazie alla collaborazione tra le istituzioni e una vicinanza forte tra istituzioni e cittadini. Nel corso dell'incontro sono state proiettate alcune immagini del film che da giovedì 11 febbraio e in anteprima a Napoli questa sera al Modernissimo uscirà nelle sale cinematografiche. È assolutamente significativo che iniziative del genere si svolgano qui a Scampia con la partecipazione di tanti giovani. Perché la soluzione al problema è proprio questa, investire sulle nuove generazioni. Può sembrare una banalità, lo andiamo ripetendo, ma io non mi stancherò mai di ripeterlo, perché il problema non si risolve solo con interventi repressivi. Ben venga l'esercito se serve, ma è una misura ovviamente tampone. A medio e lungo termine il problema può essere risolto solo investendo sulle nuove generazioni, formando cioè una nuova classe dirigente, una nuova classe sociale che abbia valori diversi, che continui ad attuarli, non solo a predicarli questi valori positivi e che rifugga dalle facili tentazioni. Solo così potremo avere la speranza di sradicare la mala pianta della camorra. Al dibattito con gli studenti hanno partecipato il regista e i protagonisti del film, Francesco Scianna e Valentina Lodovini, insieme agli attori napoletani del cast. L'omertà non è solo non denunciare, ma anche fare finta di nulla. Rosaria fa questo, sa tutto dei traffici, diciamo, del marito, però fa finta di non sapere nulla. E poi una cosa di cui mi sono resa conto è che in realtà, cioè, sono pochi quelli che hanno potere, no? Cioè, la maggioranza no. Quindi anche questo mi ha fatto un po' impressione, perché comunque pochi in realtà dettano regole per tutti, un po' per troppi forse, insomma, ecco. Posso dire che oggi è magnifico vedere tutti questi ragazzi qua, perché loro sono il futuro. Okay. E quindi devono loro fottere il sistema. Scusate la licenza, però insomma sì, è molto bello, è una speranza questa. Per il paese intero, voglio dire, no?